Buongiorno cari amici, oggi è 25 di marzo, è già una settimana che ho incominciato a innestare alberi di ulivo, ormai tutti gli alberi sono andati in succhio, innestate e non ci sono più problemi da oggi fino alla fine di aprile. Per questo tipo di innesto va bene così, va bene. Oggi vi faccio vedere un innesto come tutti gli altri anni, però effettuato su un albero che ha una decina d'anni. Allora, adesso metto in moto la mia piccola motoserra, prima lo pulisco e dopo lo innesto. Adesso abbiamo tolto tutta la parte che non era buona, questo già partiva a 4, qui c'era un altro, avvicinate un pochino, qui c'era un altro ramo che partiva a 4, noi lo abbiamo lasciato a 3, tanto quando le gemme prendono l'albero si ricostruisce un'altra volta. Ok cari amici, adesso vi faccio vedere un pochino. Questi sono dei succhioni di un albero di circa una ventina d'anni. Quando andate a fare i succhioni o le gemme, questi sono succhioni che si trovano alla fine dell'albero in su, se non troviamo altro, perché se troviamo le gemme che si trovano su questo lato vanno bene. Purtroppo non a tutti gli alberi ci stanno le gemme, allora dobbiamo andare sull'albero alla fine e troviamo le gemme. Naturalmente questa era una cellina di Naddo e la stiamo innestando all'eccino. Ok, adesso vi ho fatto vedere più o meno, adesso ho preso le gemme che vanno più o meno su questi tronchi. Queste sono la grandezza più o meno che metto sempre. Sono 2, 4, 6, sono 4, 5 e 6. Ecco qua. Una volta tagliati in modo che non li metto sotto sopra, li vado a infilare nelle mie cassette. Tutti da un lato, aspettate un pochino, queste vanno messe così, ok, e niente, adesso prendo. Allora, stiamo effettuando un innesto a corona, guardate un pochino, state sempre attenti alle mani, eh? Ormai io sono tanti anni che innesto, in 3 secondi me li faccio le gemme. Guardate un pochino, una volta tagliato perfettamente, devono essere perfettamente di sotto, e un piccolo taglietto dall'altro lato e andiamo un taglio. Guardate un pochino la corteccia come si stacca dal tronco, ciò vuol dire che l'albero è andato in succhio. Infiliamo. Ok, andiamo sugli altri due rami. In questi giorni ho sentito che sulla provincia di Bari ormai ci sono dei focolai di xylella e voglio dare un consiglio sinceramente: innestate ormai. Abbiamo visto che qua il governo non se ne frega niente di questa malattia, perciò cari amici, in estate, prima o dopo, arriverà pure da voi, arriverà. Perciò io vi consiglio di innestare
così vi trovate avanti con gli innesti. Io ormai ho alberi di 4 anni, i miei innesti sinceramente si sono fatti più grandi di quest'albero, sono di 4 anni, quest'anno c'è stato il primo carico su 50 alberi quanto questo qua, ho fatto circa 6 o 7 bidoni di questo qua. Sinceramente stanno un'altra volta con il carico quest'anno, ho visto che la vegetazione che stanno facendo sono belli carichi di fiori. È molto facile innestare, l'importante è un po' di pratica. Ecco qua. Allora, una volta messo le gemme, questo è il nastro isolante. Io uso questo. Purtroppo su alcuni video ho visto dei nastri che si allungavano, ma da queste parti non ce ne sono. Allora, uso il nastro isolante. Una volta chiuse le parti, schiacciamo le gemme dentro, belle così, non si muovono più. Ecco qua. Una volta che abbiamo messo il nastro isolante, abbiamo battuto un po' le gemme, andiamo a ricoprire di mastice tutte le parti che sono state aperte, così. Chiudiamo bene le ferite, sennò se entra aria non prende l'innesto. Ecco qua, adesso che abbiamo messo il mastice andiamo a coprirli. Questi sono dei cartoncini che andate a trovare nei panifici. Ecco qua. E dopo ci mettiamo le buste. Fa un po' di vento, adesso le buste se ne volano. Una volta messo le buste li andiamo a legare. Dei fili di lafia, due nodi e via. Allora, le buste si mettono giusto per creare della condensa, con la condensa le ferite si chiudono tutti. E i germogli delle marze escono sicuramente. Le buste io le tolgo dopo 50 giorni fatte dall'innesto. Una volta che noi andiamo a togliere le buste troveremo ormai le prime gemme che sono di circa 4 mm, 5 mm, ma a volte pure un centimetro li troveremo belli grandi. Ok cari amici, oggi vi ho fatto vedere questo innesto a corona
un uccellino di Nardò abbiamo innestato la leccina. È una... la leccina si sa che non secca con la xylella, la maggior parte non seccano, perché sulla leccina, devo essere sincero, ci sono delle tacche dove si vedono dei piccoli rami con xylella, però una volta che attacca su un ramo così muore là il fatto, non riesce a raggiungere il tronco, perché la leccina ha dei vasi linfatici più grossi del cellino di Nardò, della olialora e di qualsiasi tipo di albero. Ok cari amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e iscrivetemi sul mio canale. Vi ricordo, innestate, non andate a sperare che un giorno troveranno qualche medicina, che forse sarà troppo tardi. Ok, grazie, arrivederci alla prossima.